È il 21enne spagnolo Jaume Munar, il vincitore della 20ª edizione del Challenger Città di Caltanissetta, Trofeo Averna. Il talentuoso tennista che si è aggiudicato il montepremi da 127.000 euro ha battuto 6-2-7-6 sui campi di Terra Rossa di Villa Medeo il piemontese Matteo Donati, 23 anni, numero 217 della classifica ATP. Quest'ultimo sul 6-5 in proprio favore, nel secondo set ha avuto ben 5 palle set, alcune delle quali annullate magistralmente dal suo avversario. Un match durato poco più di un'ora e mezza che ha regalato come sempre uno spettacolo straordinario al numeroso pubblico presente per seguire l'atteso evento. Per Munar si tratta della seconda vittoria del suo secondo challenger consecutivo, un risultato che gli permette un notevole balzo in graduatoria che prima del torneo lo vedeva al gradino 104. Munar, che solo una settimana fa ha vinto il challenger di Prostějov, sarà 87esimo nella classifica ATP dopo la vittoria a Caltanissetta. Sono felice di aver vinto questo torneo e di aver scoperto questa meravigliosa città, ha commentato subito dopo la premiazione il pupillo di Rafa Nadal. Il successo, ha aggiunto Munar, mi induce a sperare di tornare qui anche il prossimo anno per difendere il titolo. Dedico la vittoria al mio team e alla mia famiglia. Donati, nato ad Alessandria, alla quarta finale a livello challenger della sua carriera, la seconda a Caltanissetta dopo quella del 2016, da domani sarà tra i primi 170 tennisti della classifica mondiale. Ringrazio, ha affermato lo straordinario pubblico di Villa Medeo. È molto raro giocare la finale di un challenger dinanzi tanta gente. Sono molto contento di come ho giocato questa settimana. Dopo qualche giorno di riposo andrò in Inghilterra per disputare le qualificazioni di Wimbledon.